Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Riteniamo stupefacente in questo momento storico parlare di scontare pene detentive presso i propri domicili. Per quali pene? Per pene fino a 6 anni. Questo è un provvedimento, Presidente, che salva i delinquenti. Per noi della Lega non esiste la microcriminalità, esiste solo la criminalità. Mi riferisco in modo particolare, ad esempio, al furto in abitazione, alla truffa, alla ricettazione, allo stalking. Nel 2012 5 reati al minuto, 320 reati all'ora, 7700 reati al giorno. Sono veramente tanti. Uno Stato serio dovrebbe intervenire per tutelare e salvaguardare i propri cittadini onesti e indifesi, che rispettano le regole del vivere civile, che le rispettano. Sono tutte mistificazioni quello nel dire che oggi nelle carceri ci sono criminali che non sono criminali. E nelle carceri ci stanno coloro che le forze dell'ordine con grande fatica sono riuscite ad assicurare la giustizia. E qui invece cosa viene fatto? Vengono aperte le porte delle carceri, vengono rimesse in libertà. Persone che sappiamo già per esperienza passata che entro i primi 12 mesi ricommetteranno il reato in maniera ancora più feroce, perché nel frattempo il Paese è morso da una crisi economica che rende tutte le nostre famiglie, tutte le nostre società più deboli. Questa è gente che nella migliore delle ipotesi ha stuprato qualcuno, questa è gente che nella migliore delle ipotesi è andata a far borseggio, è entrata nelle case, nelle famiglie, ha messo in difficoltà persone anziane. Queste sono le persone che state rimettendo in libertà. Io non lo so come il governo interpreti politicamente questo provvedimento. La mia opinione è che questo provvedimento dimostri la resa dello Stato, perché è evidente che quando uno Stato riguarda le sue capacità di essere preciso nell'applicazione della pena, si arrende. Dobbiamo ritornare a considerare il rigore, e quando c'è un momento di crisi sociale devi imperversare il rigore e non continuamente. E non ha continuamente un'attenuazione dello stesso. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.